30 oppositori sono stati arrestati domenica a Minsk prima dell'inizio di una marcia bandita dalle autorità bielorusse. Lo ha annunciato l'organizzazione locale per i diritti umani Vyazna. Ci sono stati anche altri arresti in altre parti del paese. Il 25 marzo è il giorno della libertà, in memoria della proclamazione della prima ed effimera Repubblica Popolare Bielorussa nel 1918. Abbiamo un anniversario quest'anno, un secolo da quando è stata proclamata l'indipendenza. È tempo di trarre delle conclusioni. A scopo cautelare, le autorità avevano arrestato i leader dell'opposizione Vladimir Nekaliev e Mykola Statevich. Circa 15 attivisti dell'opposizione erano stati arrestati anche nella regione di Mogilev, poi tutti rilasciati con esclusione di Nekaliev e Statevich. Da metà febbraio nel paese sono in corso proteste pacifiche contro un decreto presidenziale sorprendente che pretende da centinaia di migliaia di persone il pagamento di una tassa sulla disoccupazione.